Ciao ragazzi! Ciao! Bentornati al nostro nuovo video. Come sapete, il nostro viaggio di un mese nelle Filippine è giunto al termine e quindi noi siamo pronti a tirare le somme della nostra esperienza e in questo video appunto portiamo i nostri pro e contro del nostro viaggio appunto nelle Filippine. Volevamo iniziare subito con una premessa. Volevamo ringraziare ancora una volta tutti i filippini che ci hanno sostenuto, commentato e accolto durante il nostro viaggio. Sì. Sappiamo che i filippini sono un popolo estremamente patriottico, infatti questa è una cosa bellissima. Infatti vi preghiamo di non fraintendere questo video perché è solo un parere di due turisti e di due persone che hanno soggiornato per un breve tempo all'interno del paese. Sì, infatti questa è prettamente la nostra esperienza e questi pro e contro non vogliono essere un pretesto né per promuovere e nemmeno per scoraggiare la visita di questo paese, ma solamente magari un aiuto a rendere più consapevole il vostro viaggio. Sì, detto questo ragazzi, iniziamo subito con il primo pro delle Filippine, che è senza dubbio il suo mare. Sì. Nelle Filippine non è solo bello il mare, è proprio bella l'acqua, perché è chiara, limpida, trasparente, fa sempre voglia di... fa sempre venire voglia di fare un tuffo. Ma non si parla solo del mare, si parla proprio dell'acqua in generale, fiumi, cascate, porti anche. L'acqua è sempre pulita, chiara ed invitante. Sì, e anche abbastanza fresca, che è molto piacevole appunto. Sì, il mare più bello sicuramente che abbiamo visto durante il nostro itinerario è stato quello di Boracay, che ha dei colori pazzeschi e con quella spiaggia fine, bianca, è stato molto bello. Sì. Ha sicuramente una location molto suggestiva, non a caso è così famoso. E una cosa che ci ha particolarmente sorpreso e abbiamo notato è che l'acqua non è neanche tanto salata. Non so se è stata solo un nostro punto di vista o magari una nostra sensazione o è realmente così. Comunque questo sicuramente è il pro numero uno delle Filippine. Il primo contro invece sono i trasporti. Sì, perché le Filippine sono composte da più di 7.000 isole, quindi questo già dovrebbe darvi un'idea di cosa vuol dire viaggiare e spostarsi all'interno di questo paese. Noi, ad esempio, in questo mese qua abbiamo preso voli interni, che sono sempre stati in ritardo, come è stato in ritardo il primo volo che abbiamo preso da Bangkok a Manila con la Cebu Pacific, dove siamo stati bloccati per 3 ore in aereo. Infatti vi lasciamo la scheda qui da qualche parte se volete andare a rivedervi quel video. Anche per quanto riguarda gli autobus, considerate che gli orari sono molto indicativi. Quindi se vi trovate alla stazione degli autobus, magari a Manila o a Cebu, tutto diciamo può andare bene. Ma se invece dovete aspettare l'autobus ad una fermata all'autostrada di un paesino, questo potrebbe recare un po' di disagio alla pianificazione del vostro viaggio. Sì. Infatti noi appunto per questo abbiamo spesso optato per trasporti privati come taxi. E a Cebu e Manila spesso abbiamo utilizzato l'applicazione Grab, che è stata molto molto utile. Nelle isole, quando arrivate che non avete il motorino, dovete per forza usare i tricycle, che hanno prezzi di 5-6 volte di più rispetto se siete un locale. E alcune volte ci è capitato che a fine della corsa il driver ci chiedesse più soldi o non ci desse il resto. Una volta ci è capitato solo perché, visto che i bagagli secondo lui erano un po' più grandi di quello che si aspettava, ci ha chiesto un po' più di soldi. Non tanto di più, però dicendo che perché erano più pesanti e quindi lui aveva consumato di più. Questo vi potrebbe succedere, sì. L'abbiamo presa come cosa simpatica, però succede. Insomma, per viaggiare all'interno delle Filippine ci vuole molta, molta pazienza e considerate che noi abbiamo seguito una rotta molto turistica. Quindi non ci siamo troppo avventurati fuori da percorsi strani, particolari. Se cercate un percorso più avventuroso, sarete ancora meno indipendenti e i disagi potrebbero aumentare notevolmente. Il secondo pro delle Filippine è l'attenzione all'ambiente.
Infatti questa cosa ci ha colpito moltissimo. Le Filippine sono molto molto attente a tutelare e preservare l'ambiente. Infatti le spiagge, le strade sono, le abbiamo trovate sempre molto pulite. E addirittura nei locali la plastica è davvero limitata, addirittura a volte quasi assente. Il che per essere un paese del sud-est asiatico, questa cosa ci ha stupito parecchio. Sì, davvero. È davvero bello e positiva come idea, come iniziativa, perché finalmente ridurre la plastica, soprattutto in questa regione qua di mondo, è una cosa... È una conquista. Esatto. Infatti si trovano anche i bidoni della raccolta differenziata e comunque non si vedono rifiuti, o almeno comunque li abbiamo visti, cioè davvero pochi, per appunto essere un paese del sud-est asiatico, in giro. Proprio le spiagge, zero plastica, abbiamo visto... E mare sempre pulito, ma è una plastica comunque anche nel mare, il che è una cosa che ci rende felicissimi. Ma anche a bordo strada non troverete molte spazzatura. Per dire, quando siamo stati in Cambogia, io mi ricordo il tratto Siem Reap, Phnom Penh, 5 ore di minivan, penso di non aver visto un metro di strada senza un rifiuto per terra. Sì. Infatti questa cosa qui mi aveva lasciato un po' pensare, ma nelle Filippine invece no, molto, molto pulito, dai. Sì. Sicuramente questo punto meritava un posto nella nostra lista. Sì, un altro contro, purtroppo, per noi è stato il cibo. Sì, perché abbiamo provato ad assaggiare e mangiare cibo filippino, ma con scarso successo, perché l'abbiamo trovato poco salutare e con un pessimo rapporto qualità-prezzo. Tra l'altro abbiamo notato che nelle Filippine vanno tantissimo i fast food, che è un tipo di alimentazione che noi non preferiamo assolutamente. Noi cerchiamo sempre di aderire il più possibile ad una dieta varia, sana ed equilibrata. E questo è stato il paese che più ci ha messo a dura prova da questo punto di vista. Anche trovare della semplice frutta buona, dolce, è stato un po' un problema. Addirittura anche comprarla al supermercato e aveva pochissimo sapore, molte volte sapeva solamente di acqua, quindi non sappiamo questo da cosa dipende, perché questo ci è capitato a Cebu, ci è capitato a Manila, ci è capitato anche a Boracay e abbiamo trovato questo filo comune. Per fortuna siamo riusciti a trovare delle catene come lo Shaka Cafe che offrono piatti vegetariani e o vegani. E tra l'altro io lì ho mangiato un sacco di smoothie bowl ed erano davvero buonissime. Allora in qualche modo ce la siamo riusciti a cavare, ecco. Però abbiamo dovuto proprio davvero optare tanto per questo genere qua di soluzioni. Ci è capitato spesso di sentirci anche stanchi e letargici, proprio perché magari non nutrendoci bene. Questa è stata una sensazione che un po' ci ha impedito magari anche di avere le energie e le forze giuste per le nostre attività. Tra l'altro, parlando con altri viaggiatori, anche loro hanno riscontrato questa sensazione di sentirsi stanchi e letargici. Quindi, anche qua, se viaggiate per 10 giorni, 15 giorni non è un problema, però già un mese a noi un po' ci ha messo a dura prova da questo punto di vista. I cibi che abbiamo trovato in giro sono sempre stati comunque panini, esatto. Pizze e... panini? Sì, e pizze, esatto. E panini e pizze. Quindi questa cosa qui ci ha un po' messo... abbiamo fatto fatica ad adattarci, ecco. Pro numero 3 è che non esiste la barriera linguistica e i filippini sono delle persone molto accoglienti. Infatti se c'è una cosa di cui non dovete preoccuparvi è proprio il problema del dialogo con loro, perché sono sempre disponibili e sapranno ad aiutarvi, appunto perché parlano benissimo inglese. Sì. Inoltre una cosa che ci ha sorpreso tantissimo è che i filippini sono molto accoglienti, soprattutto al di fuori dei centri turistici. Infatti non farete fatica a trovare sorrisi e saluti durante il vostro viaggio, perché comunque succede spesso. O persone che si vogliono semplicemente scattare una foto con voi. Sì, questa caratteristica diciamo che è un po', diciamo, sparsa in tutta l'Asia, no? Farsi proprio la foto con lo sconosciuto, con la persona sconosciuta. Però nelle Filippine questa cosa qui è stra-amplificata, perché non sono timidi per niente. Se vi vedono in giro con una fotocamera o un cellulare, di sicuro faranno in modo di attirare la vostra attenzione o comunque salutarvi. E... sì, si divertono, per loro è un divertimento, quindi... quindi è molto bella questa cosa. Sì. I filippini inoltre sono un popolo molto allegro, amano cantare, ballare, troverete musica da ogni parte e karaoke ad ogni ora.
Tra l'altro troverete musica ad alto volume anche alla stazione di servizio. Alla pompa di benzina c'è musica, ma davvero ad altissimo volume. Sì, quindi diciamo che c'è sempre un'atmosfera di festa. Se siete questo tipo di persone, nel senso persone che comunque amano stare nei locali, amano questo tipo di atmosfera, sicuramente vi divertirete nelle Filippine. Questo, diciamolo, dal mattino fino alla sera tardi. Quindi l'occasione per cantare, per far festa, non manca a qualsiasi ora. Ecco, noi diciamo che siamo persone più che altro molto tranquille, che spesso, anche quando sono in spiaggia, amano sentire il rumore delle onde, del vento, ma nelle Filippine non è così. Esatto. Quindi c'è sempre questa atmosfera di festa, c'è sempre musica, e sicuramente questa cosa qui l'abbiamo messa come una cosa positiva, perché è proprio una caratteristica, una particolarità di questo paese. Sì, andiamo avanti invece con il quarto... col terzo contro ed è la connessione. Sì, perché nelle Filippine dovrete fare i conti se lavorate online, che la connessione è davvero inaffidabile. Non sempre, ci sono dei giorni dove va anche abbastanza bene e momenti dove invece è lenta, ma davvero tanto tanto lenta. Tra l'altro noi avevamo anche la nostra SIM card Globe, l'altra compagnia è Smart, dove dicono essere le due migliori o perlomeno le due principali che potete trovare nelle Filippine, ma funzionano ad aree. In una funziona meglio una, in certe aree funziona meglio un'altra, quindi nel senso non si ha piena, totale copertura in tutto il paese. E comunque anche se andate nei locali, nei caffè o nei ristoranti, la connessione non è poi così veloce, non è diciamo il massimo, ecco. Quindi se lavorate da remoto o se comunque dipendete da una connessione, qua potete avere un po' di problemi. Se venite in vacanza, probabilmente non è un grande problema, anche se in vacanza il problema può sorgere se invece avete bisogno delle mappe. Ecco, perché noi diciamo che abbiamo riscontrato il problema anche in quel lato lì, soprattutto nel muoverci, diciamo. Sì, perché anche quando siamo andati a Bohol, che abbiamo impostato la nostra mappa, quando poi ci siamo fermati, io per non lasciare la mappa salvata l'avevo semplicemente chiuso tutta l'applicazione, per riprenderla non prendeva più e abbiamo fatto una buona mezz'ora ad aspettare che riagganciasse un po' il segnale. Quindi siamo andati un po' ad intuito sulla strada, e però senza sapere effettivamente dove stessimo andando. Quindi questa cosa qui è un altro contro, perché potrebbe causare un po' di imprevisti. Sì, inoltre Google vi segna spesso dei posti sbagliati, cioè nel senso vi manda da tutt'altra parte. Però non vi preoccupate, perché le persone sono abituate a questo. Sì, lo sanno, quindi... e quindi vi mandano comunque, sì. Vi aiutano a trovare quello che cercate. Sì, se avete problema che magari appunto il telefono non prende, chiedete ad un locale, ad una persona, e comunque sono sempre disponibili ad aiutarvi. Su quello non troverete nessuna barriera. Ragazzi, il video dei pro e contro è giunto quasi al termine, ma abbiamo un altro contro che vogliamo condividere. Sì, noi non sapevamo come chiamarlo, a dir la verità, l'abbiamo chiamato No Relax, però adesso vi spieghiamo meglio cosa intendiamo. Sì, perché diciamo che noi non apprezziamo quando ci sentiamo accerchiati e un po' pressati da persone che cercano di vendervi qualsiasi cosa costantemente, tutto il giorno. Sappiamo che sono persone che cercano di guadagnarsi da vivere e che stanno svolgendo appunto il loro lavoro. Noi cerchiamo sempre di rispondere in maniera educata e con sorriso e gentilmente dire di no, però quando la cosa è ripetuta tantissime volte durante il giorno può risultare un po' noiosa. Sì, diciamo che quando la cosa ti viene chiesta mille volte da mille persone diverse è molto difficile comunque rilassarsi e comunque non tener conto di questa cosa. L'apice proprio l'abbiamo avuta a Boracay, dove praticamente era impossibile entrare e uscire dall'acqua senza dire quindi almeno 15 volte no grazie. Sì. E questa cosa ci è sembrata un po' troppa, cioè sì, troppo. Esatto, noi preferiamo essere lasciati in pace e chiedere magari se abbiamo bisogno di qualcosa, perché sappiamo che comunque i tour ci sono, insomma le classiche cose ci sono da fare e ci sono persone che le organizzano, quindi ci piace chiedere, essere autonomi e non che ci venga chiesto più volte al giorno. Ovviamente sappiamo che questo non succede solo nelle Filippine,
ma comunque vogliamo citarlo appunto perché chi vuole magari programmarsi o pianificare una vacanza rilassante, penso che questo sia un punto da tenere comunque in considerazione. L'abbiamo messo, per questo l'abbiamo intitolato No Relax. Esatto, solo per questo. Sappiamo che è una cosa soggettiva, nessuno è mai stato maleducato e scortese con noi. No. È solamente magari il fastidio di sentirsi chiedere in continuazione se vogliamo qualcosa o... Esatto, e poi nessuno è stato neanche troppo insistente, è solo che passava, cioè ci sono tante persone, esatto, capito, che chiedono... Tante persone appunto che svolgono questo lavoro, quindi... Sì, esatto, è giusto far notare che non è poi tanto l'insistenza, più che altro che sono tantissime persone che fanno lo stesso lavoro. Sì, esatto, quindi c'è molta concorrenza, diciamo. Esatto. Detto tutto questo, a noi le Filippine sono piaciute ed è un paese che comunque ci ha incuriosito davvero tanto e che quindi, anche se abbiamo trovato questi contro... Non vuol dire che noi non ci ritorneremo a questo paese, infatti prevediamo di ritornarci e visitare tutto quello che non abbiamo visto in questo viaggio, in questo itinerario che abbiamo fatto. Ancora più consapevoli appunto di quello che ci può accadere. Sì, torneremo sicuramente più pronti per affrontare meglio la nostra prossima esperienza. Ragazzi, siamo giunti al termine, speriamo di non esserci dilungati troppo. Sbizzarritevi nei commenti, siamo curiosi di sapere il vostro punto di vista, non siate troppo cattivi, mi raccomando. No, anche perché comunque questa è la nostra esperienza e appunto, come abbiamo detto all'inizio del video, questi pro e contro non sono fatti, soprattutto non sono fatti per scoraggiare la visita di questo paese, ma appunto magari aiutare a programmare un viaggio più consapevole, perché magari a fronte di questi contro una persona si prepara e può vivere meglio il proprio viaggio. L'esperienza, sì, in generale. Purtroppo le Filippine per gli youtuber sono, diciamo, una meta molto facile per accalappiare iscritti e appunto per questo spesso si evita di dire la propria opinione o le proprie sensazioni. Noi l'abbiamo fatto, siamo stati onesti e quindi spero che questo venga apprezzato. Se volete metterci un non mi piace solo perché non siete d'accordo su quello che abbiamo detto, siete ovviamente liberi di farlo, però magari se ci lasciate un commento questo può essere più costruttivo e può sicuramente far nascere anche una discussione costruttiva e interessante. Quindi, per favore, se lasciate un commento negativo, magari giustificate il perché l'avete lasciato, così che noi possiamo anche capire meglio il vostro punto di vista. Noi e anche un altro utente che potrebbe leggere il vostro commento potrebbe magari meglio capire quello che avete scritto. O magari avete altri punti da aggiungere alla nostra lista che noi non abbiamo messo, quindi siete liberi di farlo nei commenti. Quindi, se avete trovato questo video interessante o utile, potete aiutarci con un bel like. Sì. Condividere il video. Iscrivetevi al canale e come al solito noi vi ringraziamo e ci vediamo alla prossima avventura. Ciao! Grazie!